Ciao ragazze, allora voglio farvi questo video, anche se in realtà il materiale è poco, perché vi faccio vedere quello che ho trovato proprio negli strascichi dei saldi al 70% a prezzi veramente stracciati, anche se sono rimasta molto delusa perché probabilmente ci sono andata io troppo tardi e quindi ho trovato solo poche cose, ma alcune di queste erano cose che puntavo da tempo e se siete nella zona qualche pezzo c'è ancora, per cui se siete interessati potete andare e accaparrarveli. Io posso fare. Prima cosa che ho preso, però non era in saldo, però la volevo troppo, ed è della nuova collezione primaverile di Tiger, almeno qui le hanno portate adesso, ed è questa corona di fiori con la quale mi incorono per la vostra gioia, ragazze, perché tante tra voi mi chiedono la corona, ma che fine ha fatto la corona? Io la corona ce l'ho. La corona ce l'avevo, la corona dov'è? Non la trovo, però è qua in zona. Però ragazze, mi pare bello cambiare tipo di corona ogni tanto e in questo periodo mi va di mettere questa qua di fiori. L'ho presa proprio per questo motivo. Mi piace un sacco, veramente, è troppo bella. Ditemi se non è bella. Passando a cose più serie, si fa per dire, sono andata da Terranova, yes! Praticamente ci sono andata per un motivo fondamentale, perché Lara, My Curly Colors, vi metto il link al suo canale qui nell'info box, che è una ragazza che seguo tantissimo e che mi piace tantissimo, devo dire, la seguo anche su Instagram, insomma, mi piace. Comunque ha detto in un suo video di recente che vi aveva trovato lo stand di Wet n Wild e quindi mi sono detta magari l'hanno portato anche qua da noi, e invece no, non c'è. Precisamente ero alla ricerca di un rossetto che avevo visto da lei, sempre di Wet n Wild, che è il Coral Line, che voglio assolutamente avere, mi piace un sacco. Poi il color corallo è un colore che mi sta bene, secondo me, ecco. Io con i rossi non mi vedo tanto, non lo so, per citare Mia sembra un po' buttons button style, però voi mi dite che mi stanno bene, però io mi vedo più che colori nude, e col corallo secondo me sto meglio rispetto ai rossi, non lo so, che ne dite? Comunque alla fine della fiera volevo trovare sto color corallo, sembra uno scioglilingua, di Wet n Wild, però lo stand Wet n Wild non c'era, e una volta che c'ero dentro, che fai? Non fai un giro da Terranova a cercare tra le ultime cose quello che puoi accaparrarti? C'erano un sacco di cose, ragazze, però non c'erano più le taglie. Eventualmente fateci un giro, ragazze, se avete delle taglie, se siete delle ragazzine, se avete delle taglie tipo S e XS, perché erano rimaste appunto le taglie piccole, però c'erano dei pantaloni bellissimi, proprio come li volevo io, tra l'altro, neri a sigaretta, semplici, di cotone, veramente belli belli belli, che costavano pochissimo, 7€, 9€, però ragazze, la S, vi devo dire la verità, di un modellino la S mi stava pure, però non mi ci vedevo, non lo so, e quindi ho lasciato perdere. Ho preso giusto delle cosine, qualche cosina che avevo già puntato, tra l'altro, ed essendo proprio scontatissima l'ho preso. Allora, la prima cosa che ho preso è questa, e l'ho pagata veramente poco, 2,99€, per cui non potevo assolutamente non prenderla, ed è questa gonna qui, lunga con lo spacco finale, vedete, c'è lo spacco alla fine, molto lunga, semplice, questa qua secondo me è bellissima per la primavera, in realtà non è del colore che si vede in videocamera, perché è un color vinaccia, diciamo, sì, è un color vinaccia, e secondo me con una bella camicia in jeans sopra, un cinturone per esempio, una bella camicia in jeans e un cinturone in cuoio, o comunque con una magliettina nera, non lo so, ce la vedo benissimo con un paio di scarpe basse, non lo so, devo ancora identificare in che outfit collocarla, però devo dire che a 2,99€ non potevo assolutamente non comprarla, è un tessuto leggero, per cui sicuramente la metterò in primavera. E poi ragazzi, mi sono piondata sui pigiami per il semplice motivo, appunto, perché vi ho detto prima, e cioè non c'erano le taglie, c'erano un sacco di cosette carine, magliettine, però erano tutte piccole, veramente piccole, sono arrivata tardi io e quindi ho detto vabbè, vediamo se trovo un pigiama, ed effettivamente ho trovato qualcosina di veramente interessante. Ci sono i pantaloni a 2,99€, vedete, e sono molto carini perché sono semplici, un cotone relativamente pesante, hanno l'elastico alle caviglie che per me è fondamentale perché altrimenti si alzano durante la notte e io odio questa cosa, hanno la culisse in vita,
O è finta? Ah, oh, è finta, brava Carmen. Comunque questa è una S, per cui mi dovrebbe andare bene. È una S che veste comoda, però essendo un pigiama va più che bene. L'ho pagato appunto 2,99 euro. E poi ragazzi, ho preso questa qui. Questa l'ho pagata 5,99, però veramente bella, bella, bella. La volevo da tanto tempo, la guardavo e a prezzo pieno l'avevo comprata. Partiva da 15,99, poi l'hanno scesa a 12, poi l'hanno scesa a 7, adesso l'ho presa perché l'avevano scesa a 5. Ed è questa maglia, questa maxi maglia, che può essere usata sia come maglia del pigiama, secondo me, ma anche come maxi vestaglia. Come posso dire, una maglia grande, larga per dormire, insomma, avete capito? Ed è questa bellissima maglia, questo color menta bellissimo. Don't disturb, please, I'm sleeping. Passiamo ragazze ad Una Bella, che è un negozio in cui molte volte io trovo delle cose carinissime per quanto riguarda soprattutto gli accessori, non altro, ma per esempio sciarpe, foulard, mi piacciono un sacco perché li trovo di una buonissima qualità e se aspettate per esempio gli sconti riuscite a fare degli affari, come quello che secondo me ho fatto io. All'interno di questa busta infatti c'è uno zainetto che io avevo puntato da tempo ed è questo qua. Adesso voi non vedete, è una benemerita mazza proprio, però lo sapete, io vi metto sempre le foto poi su Instagram, eventualmente poi fateci un giro e vedrete le foto pubblicate. Non vedo l'ora di mostrarvelo così comincio ad utilizzarlo. Allora ragazze, questo zaino qui partiva da un prezzo secondo me esagerato, però è fatto benissimo. È in questa bellissima ecopelle blu, la vedete? Stupendo, molto carino, può essere, ecco, si apre così, molto spazioso all'interno. Penso che non vedete niente, aspettate un attimo. Mi sembrava più sensato farvelo vedere dopo averlo appunto spacchettato ed è così, vedete? Dietro proprio a zainetto, molto carino, con queste tasche laterali trapuntate. Poi mi è piaciuta particolarmente la forma, perché pur essendo uno zainetto è originalissimo, all'interno è molto capiente con varie tasche e poi si può mettere sia così, vi faccio vedere, quindi in questo modo qui, e quindi proprio come uno zainetto, ma si può mettere anche invece così, spostando semplicemente il moschettone. Ecco, assume un'altra forma, vedete? Spostando il moschettone praticamente avete lo stesso zainetto però con delle forme diverse. Niente, mi è piaciuto tanto. Siccome io avevo già comprato in precedenza delle borse da Dora Bella e mi ci sono trovata veramente bene, me la sono voluta prendere. Vi dicevo che partiva da un prezzo abbastanza alto, adesso non ricordo quanto, però mi pare intorno alle 69, se non ricordo male, e sono riuscita a trovarlo in sconto, super scontato, a 19 euro e me lo sono presa. È veramente carino, vero? In questo periodo poi lo trovo veramente carinissimo perché andiamo appunto verso la primavera, l'ho voluto prendere blu perché secondo me ci sta molto col jeans, non è il mio colore il blu, però questo mi è piaciuto. Lo so, sono pochissimi come acquisti, però li volevo comunque condividere con voi perché so che vi fa piacere e anche perché poi molte volte io metto le foto su Instagram e voi mi chiedete dove l'hai preso, faccio prima a fare il video a dirvelo e quindi l'ho fatto. Detto questo, io vi invito su tutti i miei social, vi metto il link sia nell'info box che è sparso un po' ovunque in tutto il video. Vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao principesse!